principali responsabili delle tensioni sianovari e cervicali. Rinforzeremo la parete addominale, perché un addome forte è fondamentale per sostenere la colonna, e cercheremo di sviluppare soprattutto la muscolatura profonda dell'addome, in particolar modo il muscolo trasverso. Durante l'azione toccheremo tanti punti di appoggio del corpo, quindi partiremo in piedi con un breve riscaldamento, vi porterò poi in posizione quadrupedica, in deduttore laterale, da supini, seduti e scendo. Questo perché è importante che il corpo si abitui a mantenere la postura corretta in ogni posizione. In base alla posizione che adotteremo ci saranno forze in gioco diverse e il corpo deve attivare una determinata muscolatura per vincere, in questo caso, la forza di gravità. Non abbiamo piccoli e grandi attrezzi che ci danno diciamo uno stimolo maggiore ad attivare la muscolatura, dovremo farlo noi per vincere appunto la spinta della forza di gravità. Una cosa difficilissima che andremo a fare, ma che è fondamentale nel Pilates, è la capacità di stabilizzazione. Ovvero cercheremo di attivare il distretto muscolare per stabilizzare una parte del corpo e dare invece un comando al nostro corpo di muoverne un'altra. Quindi è importante non andare dietro al movimento, ma cercare di attivare sia una parte del corpo per stabilizzare e una parte del corpo per muovere. Questo permette di avere coscienza del proprio corpo. Quindi permette alla persona di sensibilizzarsi e di capire qual è il comando giusto da dare al proprio corpo per fare quel determinato movimento, senza andare ad attivare troppe catene muscolari che ci fanno solo perdere forza, ci fanno perdere resistenza e via dicendo. Quindi cerchiamo di fare un lavoro un pochino più specifico, in modo da attivare quella catena muscolare, quel distretto muscolare al 100% senza aiutarci con altri muscoli. Ok, partiamo con un breve riscaldamento in piedi. Non ci servirà tanto spazio per lavorare, ci basta la larghezza del tappetino. Quello che mi serve è un metro davanti, un metro dietro, in quanto soprattutto in deduttore laterale ci sono degli slanci delle gambe, quindi mi serve il range di movimento della gamba per andare avanti e dietro. A parte quello va benissimo il tappetino. Partiamo al centro con le ginocchia unite e piedi uniti. Facciamo una piccola apertura della gamba sinistra lateralmente e appoggiando il piede con la gamba tesa andiamo a flettere tutte le due ginocchia per scivolare con le mani in direzione delle ginocchia. Ora, questo primo movimento di discesa, cercate di farlo sentendo che le spalle vengono tirate verso il basso dalle mani. Quindi le mani scivolando verso le ginocchia portano giù tutta la catena della rotatoria della spalla. Quando riporto le mani sui fianchi, spingo con la gamba e ritorno centrale. Apertura, scivolo con le mani dietro le ginocchia, ritorno. Ora, a livello lombare dobbiamo mantenere l'arco lombare attivo della nostra curva fisiologica e durante il movimento di spinta è come se avessi un peso nelle mani che mi abbassa tutta la catena delle spalle, sia la cuffia del rotatore sia il cingolo scapolare. La prossima volta che affondiamo lateralmente ci fermiamo e partendo da questa posizione sospiriamo il braccio sinistro, facciamo una rotazione dello seguiamo con la testa, andiamo a riportare la mano sul ginocchio. Col braccio destro inspiro, rotazione e ritorno. Andiamo a scaldare quella che è la mobilità del collo, la mobilità ovviamente della spalla, e la capacità del busto e della testa di ruotare senza portarci dietro il bacino. Quindi le gambe piegate mi tutelano il bacino fermo, cerchiamo di sentire la torsione toracica. L'ultima destra, inspiro e ritorno. Mantenendo le gambe piegate, dalla posizione andiamo a ruotare sul tallone del piede destro in modo da avere un angolo di 90 gradi tra i due piedi. Quindi un piede guarda verso destra, l'altro piede guarda verso di lì. Apriamo le braccia e ruotando la gamba sinistra, passando sulle dita, appoggiamo le ginocchia a terra e uniamo le mani davanti al petto. Ora il corpo è completamente allineato e cerchiamo di tenere il busto a metà strada tra le due gambe. Quando spingo sulla gamba per tornare, il braccio sinistro apre, riappoggiamo il piede con l'angolo di 90 gradi e riportiamo le braccia aperte. Se rimaniamo sempre con le gambe piegate, il muscolo dell'adduttore rimane attivo. Mentre porto il braccio sinistro, ruoto, appoggio il ginocchio. Mentre mi sollevo, ruoto verso di me e appoggio completamente il piede. In chiusura, torsione. Quando preparo, mi sollevo, apertura. Fuorare, chiudo l'anca a sinistra, appoggio il ginocchio. Dentro l'aria, mi sollevo e apro. Ancora una volta, chiusura. Apertura. La prossima volta che andiamo in chiusura, lasciamo il ginocchio a terra. Manteniamo la posizione, solleviamo le braccia, circonvizione delle spalle. Andiamo a intrecciare le mani dietro di te. Aprendo la catena toracica, proviamo a stendere le braccia all'interno. Allontaniamo le mani dei glutei e apriamo la catena anteriore.
Ora, quando vi faccio piegare i glutei per allentare le tensioni delle spalle, sentite che la cuffia del rotatore riporta la spalla in avanti. Prima di stendere le braccia, proviamo a riaprire le spalle. E da qua circonvizione. Stendo le braccia lontane. Quando piego i gomiti, chiudo la spalla e rilasso. Lo ripetiamo una volta. Apro la catena toracica, allungo. Quando piego i gomiti, chiudo le spalle, apro le braccia fuori. E ruotando verso dietro, proviamo ad appoggiare la mano destra all'interno del piede. Ora il ginocchio è a contatto con la spalla. Noi guardiamo la mano sinistra che sale. E per quattro atti respiratori proviamo ad aprire le mitoracce di sinistra. E la qua andiamo a inspirare e torniamo. Quando prendo aria aumento l'apertura toracica, ritorno. Inspiro, apro, ritorno. Ancora una volta, inspiro e ritorno. Risalendo col corpo, apro le braccia fuori. Ora attenzione che vi do un attimo le spalle. E ruotando verso destra, appoggiamo la mano sinistra sull'esterno del ginocchio. Con la mano destra cerchiamo un tallone dietro e ruotando la testa andiamo a guardare la mano del tallone. Ora, come avete fatto prima, quattro atti respiratori e cercate durante la rotazione di svincolare il busto dal bacino. La posizione delle gambe ci tiene il bacino fermo e ci permette di sentire che la torsione è tutta toracica. Quando riporto le braccia aperte centralmente, sollevo le braccia in alto. Appoggio una mano a destra e una mano a sinistra del piede, estendendo tutte e due le gambe, dovrò affondare col tallone dietro. Ruotando verso di me, facciamo passare le mani. Continuiamo con il piede in parallelo e appoggiando le mani fuori dal tappeto, proviamo a portare il peso in avanti. Le gambe sono tese e i piedi sono completamente appoggiati. Quando piego leggermente le ginocchia, senza spostare il peso sui talloni, quindi rimanendo con il peso in avanti, attivo il vasto lineare. Arrotondo dal bacino e mi riporto su. Solleviamo il braccio in alto, stendo le gambe e appoggio le mani. Un piccolo affondo sulla gamba sinistra, una piccola spinta e ritorno al centro. Perfetto. Andiamo in prima, quindi apriamo di circa 45 gradi piedi. Facciamo lo stesso movimento in apertura della gamba sinistra, però abbiamo i piedi in extra rotazione. Quindi portando la gamba sinistra tesa, la appoggiamo, pieghiamo le ginocchia, scivoliamo con le mani come abbiamo fatto prima e apriamo ad aprire le spalle. Da qua andiamo in retroversione pelvica portando il bacino in avanti, anteversione pelvica portandolo dietro. Come vi dicevo nella premessa iniziale, questo vi ci fa fare il movimento pelvico, quindi ci fa portare il bacino in avanti e indietro, in particolar modo nel muscolo trasverso. Quindi il muscolo più profondo dell'addome ti permette di sentire la pancia che si ritrae, il bacino che scala avanti e ritornando indietro recupera la curva fisiologica. E facciamo due. Quando riporto il bacino indietro, recuperiamo tutto l'arco e andiamo a scaldare l'appoggio della caviglia. Da qua solleviamo il tallone sinistro e sentiamo che il bacino ha traslato verso sinistra. Il busto è rimasto fermo, cambio lato, appoggio il tallone, traslato il bacino, cambio. Cambio. Ora iniziamo questo bascolamento del bacino da una parte all'altra senza però portarsi dietro il busto. Quindi proviamo a limitare il movimento al muscolo obliquo. Sposto, sposto. 4. 3, 2, mi fermo centrale, appoggio il tallone, scivolo con le mani, stendo le gambe. Peso sulla gamba sinistra e ritorno al centro. Perfetto, andiamo a scaldare l'altro lato, piedi paralleli. In apertura della gamba destra appoggiamo sempre il parallelo. Pieghiamo leggermente le ginocchia e scivoliamo con le mani lungo le ginocchia. Ora cerchiamo di percepire durante questo scivolamento le spalle che si aprono, la schiena che mantiene l'arco fisiologico. Quando riporto le mani, spingo con la gamba e ritorno centrale. Lo ripetiamo, mentre affondo, piego, ritorno su. Se aprite bene il palmo della mano, riusciamo a esasperare questa sensazione proprio delle spalle che scendono. Quindi aiutatevi con le dita della mano che si aprono. Scivolo e ritorno. Ancora una volta, scivolo e ritorno. La prossima volta che affondiamo in parallelo, ci fermiamo. Mantenendo la posizione, puntando il tallone sinistro, andiamo a ruotare il piede sinistro di circa 90 gradi e proviamo a sentire questo angolo di lavoro sull'interno coscia, quindi sui muscoli dell'adduttore. Da qua apro le braccia e ruotando il piede destro sulle dita scendiamo con il ginocchio a terra, portiamo avanti la mano destra e accendiamo davanti al petto. Inspiro, circonvizione, afferro dietro le mani,
apro la catena toracica, stendo le braccia lontane. Ora dovrei già sentire, rispetto a quando l'ho fatto all'inizio, che le mie spalle si aprono meglio. Quando piego i gomiti, rilasso le spalle, passo leggermente il mento, prima i rotatori, poi la muscolatura delle braccia. Quando piego i gomiti, scarico, ancora una volta, apro e chiudo, allungo. Quando rilasso, piano, apro le braccia in fuori. Dalla posizione cerchiamo di fare due cose, prima di ruotare verso di me per appoggiare la mano a terra, poi allineando bene il braccio con la gamba, seguiamo la mano destra che sale. Ora, quattro atti respiratori per aprire le mie torace di destra, e la va, inspiro e ritorno. Tutte le volte che apro, cercate però con la sensazione della testa che migliora la torsione, seguo la mano. Fate conto che il braccio di terra sia una leva e mi puntella a terra per aprire meglio il torace. L'ultimo, centralmente, risalgo, apro le braccia, giriamo un attimo le spalle e ruotando verso sinistra, con la mano destra prendo il ginocchio, con la mano sinistra prendo il tallone. Ora nel ruotare andiamo a guardare piedi dietro, cercando di sentire tutta la torsione toracica, senza portarci dietro il bacino, che rimane sempre rivolto in avanti. Quattro atti respiratori. Dalla posizione, quando ritorno centrale, apro le braccia, punto le dita del piede dietro e salendo col ginocchio ruotiamo il piede destro verso di me. Portiamo le braccia aperte, cerchiamo di tenere le gambe flesse. Da qua, mentre porto avanti il braccio destro, ruota e appoggio il ginocchio. Quando prendo aria, appoggio il tallone. Quando butto fuori l'aria, chiusura della avampiede, ritorno qua. Ora fate attenzione durante il movimento dell'affondo che il ginocchio sinistro non superi la linea del piede. Proviamo a rimanere all'interno del piede d'appoggio. L'ultimo, cerchiamo di evitare di caricare il menisco della gamba avanti. La prossima volta che torno su in appoggio con i piedi perpendicolari, ci fermiamo, appoggiamo le mani e dalla posizione proviamo a scivolare ancora un pochino verso il basso passando il bacino. Apriamo la catena toracica e ritorno. Apro, ruoto, appoggio il ginocchio. Inspiro, cerco posizione, appoggio la mano destra e la mano sinistra del piede, estendendo tutte le gambe a fondo il portatore dietro. Ruotando verso di me, ruotiamo anche i piedi. Quando i piedi sono in parallelo, peso in avanti, mani fuori dal tappeto. Ora l'idea è di non essere sui piedi, ma di sentire che il peso viene portato verso le mani. Questo ci permette di allenare gli ischi occipitali, muscoli posteriori della coscia. Quando piego leggermente le gambe, tengo il peso in avanti, mi sfrutto la spinta delle gambe e partendo dall'addome, se il cranio mi sollevo, stendo le braccia in alto, stendo le gambe, apro. Un leggero affondo sulla gamba destra che mi riporta al centro. Prima, partendo dalla posizione extra ruotata, come abbiamo fatto all'inizio, andiamo ad aprire la gamba destra tesa, la appoggiamo, controlliamo se i piedi sono sulla stessa retta, scivoliamo con le mani verso il ginocchio e flettiamo le gambe. Ora, il ginocchio deve evitare di convergere, poi cerchiamo di spingere indietro e verso il terzo dito del piede. La muscolatura dell'anca ci mantiene aperta. E da qua proviamo ad andare, retroversione, anteroversione. Qui teniamo tutto fermo, la parte alta, e cerchiamo di mobilizzare la parte bassa. Muscoli profondi dell'addome, pavimento pelvico. Scavo e ritorno. E facciamo due. Scavo. Ritorno, l'ultima, ci fermiamo col bacino dietro, la schiena cercate di mantenere l'arco e staccare il tallone e andiamo sulla bandiera. Ora ogni singolo dito del piede deve premere a terra, cercate di sentire il piede che si apre. Dalla posizione quando appoggio il tallone di destra, proviamo a sentire un leggero bascolamento verso sinistra, cambia, cambia, ed è il bacino che bascola mentre la parte alta rimane ferma. Quindi abbiamo mosso la colonna in rotazione, la muoviamo anche lateralmente, in traslazione. 3, 2, mi fermo, appoggio i due talloni, spingo sulle gambe e ritorno su. Come ho fatto all'inizio della posizione, piego le gambe, spingo sulla gamba destra e ritorno centrale. Perfetto, dalla posizione centrale, mettiamo tutti a sinistra, controlliamo di avere tanto spazio dietro quanto avanti sul tappetino, inspiro,
E arrotondando la curva noi scendiamo di passo. Ora, posteriormente, la mia catena dovrebbe avere un pochino un lato. Quindi arrotondando e scendendo dovrei sentire che ho già meno tensioni sulla catena posteriore, soprattutto dei dischi occlusali. Quando sono a terra, piego le ginocchia, appoggio comodamente le mani, sposto dietro la gamba sinistra, appoggio il ginocchio, sposto dietro la gamba destra, posizione quadrupedica. Ora, per allinearmi correttamente, proviamo a fare il quadrato dei lunghi. E partendo da qua andiamo a tenere le mani in linea con le spalle, in angolo di 90 gradi, le ginocchia in linea con le anche. Le spalle sono più larghe rispetto al bacino, quindi le mie mani non dovrebbero essere allineate con le ginocchia, dovrebbero essere leggermente riaperte. Ora, noi dobbiamo evitare di cadere all'interno delle spalle. Quindi il mio pettorale già attivo mi spinge verso l'alto. Cerchiamo di evitare durante gli esercizi quadrupedici di fare questo. Questo è un carico articolare. Invece io mi devo opporre alla forza di gravità premendo la mano sul pavimento. Questa sensazione di spinta deve rimanere costante. E partendo dalla posizione di allungo, proviamo a sentire la gamba sinistra che si stende dietro, il piede che si punta, e col piede puntato cerchiamo prima di tutto di allontanare la gamba. Quindi non l'ho ancora sollevata la gamba, l'ho solo allontanata. Quando sento che la mia gamba è al limite dell'allungo, allora la sollevo. Quindi non è importante sollevarla, è importante allontanarla, come se mi tirassero dalla gamba. Quando richiamo il ginocchio appoggio, con la gamba destra prima la allontano, poi la sollevo, ritorno e riappoggio. Alterniamo le due gambe, fuori l'aria deve stracciare, dentro l'aria deve tornare. Concentratevi su questa sensazione della gamba che viene prima allontanata per liberare l'anca e poi ritorna a terra. Prima la allontano, poi la sollevo. Ancora due, estendo, ritorno, ultima, estendo, ritorno. Quando riporto la gamba destra in alto ci fermiamo e incrociando la gamba destra oltre la sinistra appoggiamo le dita del piede. Ora cercate di avere la sensazione di non cadere sulla mano sinistra. Cerchiamo di essere centrati. Dalla posizione sollevando il braccio destro, puntiamo verso di me, appoggiamo il tallone della gamba che abbiamo incrociato e andiamo ad aprire la catena. Se riesco vado oltre la linea della spalla. Ora due forze opposte, il bacino spinge avanti, la spalla apre dietro. Cerchiamo di avere questa differenza di lavoro che è data dalla spinta pelvica in avanti, dall'apertura delle interacce. Quando appoggio la mano a terra, riallineando le due mani, ruoto l'anca, vado in chiusura e cacciando verso di me facciamo un side kick. Il piede lo portiamo in flex, la testa va a guardare il piede. Ora, più portate il peso verso destra, verso di me, maggiore il carico sull'obliquo. Quando incrocio, appoggio, ruota e lato. Fuori l'aria per appoggiare la mano e calciare lateralmente. Prendo aria nella fase di apertura, inspiro. Fuori l'aria nella fase di chiusura. Tutte le volte che appoggiate la mano destra a terra, cercate di portarci il peso. Ancora due volte, fuori l'aria, calcio. Dentro l'aria, apro. La prossima volta che calcio ci prendiamo con la gamba tesa, l'altro piede appoggiato a terra e controlliamo che il piede e il ginocchio siano sulla stessa retta. Se ci siamo, cambiamo con le mani indietro, ci arrotondiamo per salire, apriamo le braccia fuori e cerchiamo di spingere il bacino in avanti, quindi non ci accomodiamo dietro. Cerchiamo questa sensazione sempre del tubo che spinge in avanti. Dalla posizione solleviamo le dita del piede destro verso l'alto e ruotando verso di me con la mano sinistra andiamo a cercare il piede. Una volta preso il piede, la mano destra la appoggiamo a terra e cerchiamo, oltre che di stendere la gamba, di avere la sensazione che la mano tiri il piede indietro. Quindi due forze opposte, il tallone che spinge avanti, la mano che flette la caviglia verso il piede. La testa dovrebbe allinearsi con il ginocchio della gamba tesa. Piano piano mi arrotondo per risalire, apro le braccia in fuori e appoggiando il piede destro completamente, richiamo il ginocchio piegato, appoggio la gamba. Ora la mano destra mi serve per aprire l'anca, cerchiamo di tenere la massima apertura con il piede abbiamo detto in linea col ginocchio. Partendo da qua, seguendo la mano sinistra per fare una rotazione. Quando torno al centro mi allineo, quando prendo aria con rotazione, seguite la mano. Ora questa controforza che stai esercitando la mano destra serve per tenere il bacino fermo. E cercare, come vi dicevo, di svincolare in rotazione in questo caso il busto dal bacino. L'ultima.
Quando ritorno centrale, stendo le braccia e appoggio a terra. Prima stendo la gamba verso di me, poi la riporto dietro. Appoggiamo l'avambraccio sinistro, ruotiamo sul bacino verso di me e ci portiamo in deguto laterale sinistro. Controlliamo che le ginocchia siano in linea e che siano allineati. Ora, un'ottima posizione di partenza è fondamentale per poi sviluppare l'esercizio. Quindi andiamo a controllare che i talloni siano in linea col sacro. La mia mano che appoggia a terra sul gomito piegato deve essere sulla stessa linea delle ginocchia. Il gomito deve essere a 90 gradi con la spalla. Ora, come nella quadrupedia, dobbiamo evitare di collassare sulla spalla. Quindi il gran dorsale del lato sotto si attiva e mi porta su. Questo è fondamentale per imparare a sviluppare le catene laterali. Quindi non sono in carico sull'articolazione, ma sono in spinta della muscolatura controlaterale. Da qua proviamo a sollevare l'appoggio del peso sul ginocchio di sinistra, quello della gamba sotto, e seguendo la mano in alto, proviamo ad aprire il bel torace. Quando riappoggio il bacino a terra dal lato sinistro, il braccio scende, supera la mano d'appoggio, ed è come se qualcuno mi tirasse dalla mano e mi facesse torcere il torace. Attenzione a non scomporre le ginocchia. Quando porto il braccio in alto, apro, inspiro. Quando appoggio il bacino a terra, mi allungo e ruoto. Prendo aria nella fase di apertura, fuori l'aria nella fase di chiusura. Ancora una volta, inspiro, vengo avanti col bacino, apro nel torace, allungo. Ora, prima di allungarci la gamba, e nel salire proviamo a stendere la gamba destra lontana. Apro. Ora, per sentire ancora di più l'allungamento, quando vado indietro, la gamba la porto dietro tesa, mi appoggio e mi allungo dal lato opposto. E sentite queste due forze in gioco che vengono la catena crociata, e la catena che va dalla scapola alla lata opposta. Quando porto il braccio in alto, mi sollevo, apro il torace. Quando porto la gamba dietro col piede puntato, allungo. Prendo aria nella fase di apertura, fuori l'aria nella fase di chiusura. Ancora una volta, inspiro, allungo. La prossima volta che saliamo ci tiriamo su, manteniamo l'apertura toracica e piegando il ginocchio e portiamo la gamba sull'altra. Riappoggiamo il bacino. Per allungare la catena anteriore del psoasca che è aiutato a tenere sulla gamba, con la mano andiamo a prendere la caviglia. Proviamo a portare il ginocchio più indietro rispetto al tallone e se riusciamo, rimanendo sul gomito sinistro in appoggio, proviamo ad appoggiare anche il gomito destro. Guardiamo il soffitto e scegliamo di aprire le torace. Quindi tendo ad appoggiare tutti e due i gomiti per sentire la torsione del torace verso l'alto e l'allungamento della catena anteriore destra, il psoas. Quando ritorno centrale, riappoggio la gamba sull'alto, riappoggio la mano, dalla posizione stendiamo le gambe verso di me e ci portiamo seduti. Ok, il lato destro che abbiamo allungato dovrebbe riflettersi meglio. Da qua inspiro, e mentre vado in avanti mi tuffo per raggiungere i piedi, e vado a sentire questa differenza di allungamento tra il lato destro e il lato sinistro. Avendo allentato le tensioni sullo psoas, sentite come il torace si avvicina meglio alla coscia sul lato destro. L'istrutturale di destra mi sento decisamente più libero. Spingiamo i talloni di destra dentro le braccia. Quando mi arrotondo per tornare, porto le braccia in alto, cerco l'inizione e le appoggio a terra. Per tornare in posizione quadrupedica, pieghiamo la gamba destra, ci giriamo sul lato sinistro, richiamando la gamba sinistra, torniamo in quadrupedia. Dalla posizione ci arrotondiamo per salire e ci portiamo in tutto. Ci giriamo verso di me, ginocchia a lunghezza bacino, apro le braccia fuori e inclinandomi verso destra proviamo a toccare con le dita della mano terra e a tenere le due braccia sulla stessa retta. Ora la testa deve lavorare al centro delle due mani cercando di rimanere allineata con l'esterno. Ritorno centralmente, inclino dall'altro lato. Ora tutte le volte che sposto il peso devo riuscire a mantenere il peso sulle ginocchia dal lato opposto. Quindi mentre mi inclino a destra io provo a sentire che il mio ginocchio sinistro prema a terra. Mi sposto a sinistra, mi inclino e vado a portare il peso sul ginocchio di destra. E sentite come allora tutto l'allungamento delle catene laterali è migliore, perché non mi porto dietro il bacino. Ancora una volta, inclino, ritorno. Dalla posizione di ritorno, portiamo verso destra, appoggiamo le mani. Una volta appoggiate le mani, prima si avvicinano sui talloni. Ora, una volta che gli
sinistro tocca il tallone, la mia mano sinistra deve avere lo stesso appoggio della mia mano destra. Quindi io premo la mano sinistra a terra e cerco di spingere il glute sul tallone. Proviamo allora con una mano a superare l'altra. E portando la mano più avanti rispetto all'altra, cercate di sentire l'allungamento della catena laterale sinistra. Quando riporto la mano dietro mi sollevo col bacino, lo ruoto il quadrupedia verso le mani e prima di partire ritroviamo il quadrato dei lunghi. Quindi le mani in linea con le spalle, le ginocchia in linea col bacino. Se ci siamo, ci spingiamo lontano dal pavimento, attiviamo l'addome per evitare di inarcare, quindi manteniamo una leggera retroversione per sensibilizzare la tensione addominale. E la qua stendendo la gamba sinistra dietro, prima la distendiamo, poi la solleviamo a terra. Ora vi ricordo che il peso deve essere sulle due mani, devo evitare di sentirmi andare verso la gamba d'appoggio. Incrociando la gamba dal lato lontano rispetto a me, appoggiamo le dita al piede a terra e appoggiamo il tallone per fare una torsione toracica. Prendo aria, seguo la mano. Quando espiro, appoggio la mano a terra, sollevando la gamba tesa, calciamo verso di me col piede in flex. Ruotiamo la testa e andiamo a dare il piede. Ora, peso verso di me. Proviamo a spostare il peso a sinistra. Quando incrocio la gamba, appoggio il tallone, apro e prendo aria. Quando espiro, appoggio la mano, calcio lateralmente, piede in flex. Sposto il peso per sentire l'obliquo, il grande gluteo e il basso laterale che si attivano. Inspiro, apro, sposto il peso, calcio. Ancora una volta, inspiro, apro. Quando calcio ci troviamo con la gamba su. Appoggiando il piede a terra andiamo a controllare che le ginocchia siano sulla stessa retta e camminando con le mani dietro cominciamo a risalire. Quando apro le braccia sposto il bacino in avanti. Dalla posizione di dita del piede mi sollevo e ruotando verso la gamba tesa con la mano destra cerchiamo le dita del piede. La mano sinistra la appoggiamo a terra e mentre traziono le dita proviamo a stendere le ginocchia scendendo con la testa in direzione della gamba tesa. Cercate la flessione della caviglia e le dita del piede che si aprono. Dalla posizione, quando risalgo, apro le braccia in fuori, richiamando la gamba, la piedi, controllando che il tallone e il ginocchio siano sulla stessa retta, e metto una mano di controllo per tenere il bacino fermo. Da qua, seguendo la mano destra, proviamo a ruotare verso destra e a prendere aria. Quando espiro, mi riallineo. Quando prendo aria, ruoto. Ora, nel forzare la rotazione, cercate di non buttarmi dietro l'anca. Quindi l'anca la tengo aperta mentre ruoto. Ancora una volta, torsione. E ritorno. Dalla posizione, porto le braccia in alto, mi arrotondo per scendere e appoggio le mani. Quando stendo la gamba lateralmente la riporto dietro in quanto piega, appoggiamo con il braccio destro e ruotando verso di me ci portiamo in debito laterale. Ginocchia sulla stessa retta, piedi sulla stessa retta. Allora, partiamo con la buona posizione del corpo. I talloni abbiamo detto in linea col sacco. La mano dovrebbe essere sulla stessa linea delle ginocchia. Il gomito spinge lontano dal pavimento. Qui attiviamo tutta la catena controlaterale per sentire che mi allontano dal pavimento. Non mi lascio mai cadere, devo vincere la forza di gravità. Apro. Da qua, mentre mi sollevo in appoggio del ginocchio, proviamo a portare la spina dietro di sinistra in avanti, il braccio oltre il braccio di terra e facendo una torsione toracica come se toccasse un punto lontano. Quando riporto il braccio in alto e appoggio il gluteo, seguo la mano, apro il mio torace di sinistra. Quando espiro, prima mi sollevo, poi mi tuffo e vado in rotazione. Quando prendo aria, appoggio il bacino, seguo la mano, inspiro. Fuori l'aria, allungo rotazione. Ritorno, appoggio e apro. Cercate di salire col bacino e di venire verso di me, quindi vado sia in alto che in avanti. Ok, proviamo a rovinarci la gamba. La prossima volta che mi sollevo stendo la gamba lontana, mi allungo con la catena e mentre faccio questo movimento proviamo a sentire che la gamba viene portata dietro per esasperare l'allungamento della catena. Quando riporto il braccio in alto, riallino tutto, piego e ritorno giù. Ancora una volta, sposto la gamba dietro, allungo la catena in torsione,
ritorno e ripoggio. Ora proviamo a tenere la gamba sollevata, quindi stacco, allungo, e quando ritorno a terra calcio con la gamba in avanti vado in torsione contraria, piede in flex, spingo, allungo, prendo aria nella fase di apertura, fuori aria nella fase di chiusura. Ancora una volta, apertura, chiusura. La prossima volta che mi siedo mi fermo e spostando la gamba dietro proviamo a rimanere seduti ad allungare meglio la catena. Ora, mentre vi allungate, è importante sia la torsione toracica in chiusura, sia questa sensazione dell'obsos che viene tirato indietro. Quello che vi tiene il bacino fermo è cercare di avere sempre l'appoggio della gamba sotto, quindi non ci portiamo dietro la coscia. Quando piego la gamba, appoggio la gamba sull'altra, con la mano prendo il dorso del piede e portiamo il ginocchio oltre il tallone. Per allungare la catena anteriore, rimanendo sull'appoggio del gomito, scendiamo anche sul gomito sinistro. Guardiamo il soffitto e cerchiamo con la sensazione sia di apertura toracica verso l'alto, sia di allungamento della catena anteriore della coscia, muscolo dell'obsos. Lentamente porto la gamba sull'altra. Quando stendo le gambe avanti ci portiamo seduti. Controlliamo che i piedi siano alla stessa distanza e con le gambe unite inspiro, la flessione dovrà andare decisamente meglio. Sentite come il corpo è più morbido quando scende e la catena posteriore ha decisamente meno tensione. Quando mi arrotondo per tornare ci riportiamo eretti, ci sistemiamo al centro del tappeto, divaricamo leggermente le gambe, più o meno diciamo pure il bacino, e rapportiamo le braccia verso l'esterno. Ora, mantenendo i palmi un po' in alto, cerchiamo di sentirci appoggiati alla parete, quindi il centro della testa spinge verso l'alto, il torace emerge e dobbiamo sentirci seduti sui dischi, dobbiamo evitare di insaccarci, non dobbiamo sentirci sul gluteo, ma dobbiamo riuscire a fare un'anteroversione del bacino e sentirci l'appoggio sui dischi. Per fare meglio questo movimento, appoggiamo un attimo le mani a terra, ci proviamo tutti a sollevare spingendo con le mani e portando il bacino indietro proviamo a sederci oltre le mani, quindi trascino il tallone e mi siedo. Una volta seduto dovremo avere proprio la sensazione di essere sull'osso del bacino, i nostri dischi. Dalla posizione con la mano destra andiamo a cercare le dita del piede sinistro e guardando la mano sinistra che sale dietro la seguiamo con la testa. Quando torniamo al centro prendiamo aria, dall'altro lato taglio le dita del piede, giro e seguo la mano dietro. Ora è importante durante il movimento di allungo incrociato che l'altro tallone non vada avanti e deve evitare che succeda questo. I piedi sulla stessa linea, scendo, ruoto e seguo la mano. Ritorno, occhio a non sfalsare il bacino, fuori aria, torsione. Ritorno, facciamo l'ultima sinistra, l'ultima destra. Quando ritorno centrale, appoggio le mani a terra e ruotando tutti e due i piedi verso sinistra andiamo a appoggiare entrambe le mani. Ora, una volta che avete le mani appoggiate, cercate di sentire le gambe che spingono lontane. I glutei sono tutti e due sollevati, l'appoggio sull'esterno della coscia. Per attivare la muscolatura delle braccia, mentre eseguo un piccolo push-up, proviamo a sentire che il peso è anche sulla mano destra. Inflettendo i gomiti, portiamo la gamba tesa dietro la nostra gamba destra e proviamo a scendere col torace al centro delle mani. Quando mi appoggio la gamba a terra, stendo le braccia per tornare. Quindi fletto i gomiti, punto il piede, taglio dietro, spingo sulle braccia e ritorno. Ora dovete riuscire ad avere il peso anche sulla mano destra. Non dobbiamo sentirci a sinistra. Flessione e ritorno. Il torace al centro delle mani, la testa dovrebbe andare sempre oltre le mani. Inspiro, ritorno. L'ultima, inspiro, ritorno. Dalla posizione di ritorno, riappoggio tutti e due i piedi a terra, apro le braccia, sollevo, flessione anteriore. Quando mi arrotondo con la colonna per salire, piego tutti e due i ginocchi, appoggio i piedi. Controllate di avere un palmo dietro di voi sul tappetino per allungare il bacino per non farvi male e con i piedi paralleli portiamo le braccia distese avanti. Ora l'arrotondamento sul bacino è dato dalla lunghezza dell'arco.
Quindi io vado in retroversione pelvica, scavo col bacino per andare indietro, sollevo le dita dei piedi, vado in appoggio dei talloni e apriamo a scendere finché non abbiamo le mani alla stessa altezza delle ginocchia. Di più non scendo. Dalla posizione portiamo la mano sinistra sulla spalla destra e proviamo a mantenere questa posizione delle gambe allineate con le ginocchia alla stessa altezza. Seguendo la mano destra proviamo a ruotare. Ora il vettore del gomito dovrebbe superare il ginocchio di destra. Quindi lo ruoto finché non vedo il gomito che va oltre la linea del ginocchio. Torno centrale e lo ripetiamo, rotazione. Sviluppiamo i muscoli obliqui, i muscoli della torsione. Sapete che gli obliqui sono due per lato, quindi obliquo interno e obliquo esterno. Quello che regola la rotazione del busto sul bacino è l'obliquo interno. Ancora due, ruoto e torno. Ora nel fare il movimento riportiamo le braccia, afferriamo le ginocchia, ci tiriamo su con la schiena. E ritornando sui dischi, sulle ossa del bacino, spingiamo i gomiti all'esterno, il torace verso l'alto, immergiamo con il torace. La prossima volta che stendo le braccia, avvicino leggermente il mento all'esterno senza schiacciarlo, quindi mantengo lo sguardo all'orizzonte, estendendo completamente le braccia ritorno alla mia posizione. Il gomito all'esterno lo appoggiamo più indietro rispetto al tappetino, sollevamo la gamba destra piegata e appoggiamo la mano. Ora io devo evitare da questa posizione di sentirmi a destra, quindi proviamo a sentirci centrati. Per attivare il muscolo trasverso, come dice la parola taglia in due in addome, proviamo a prendere il ginocchio contro la mano contro il ginocchio. E quando ho dovuto fuori l'aria schiaccio i due vettori di forza uno contro l'altro. Quando prendo aria rilasso, fuori l'aria premo. Sentite come basta questa pressione contraria tra la gamba e la mano per attivare bene tutta la catena centrale dell'addome. Ancora una volta premo. E torno, proviamo senza mano d'appoggio, stendendo il braccio in avanti, pressione, ritorno, e ogni volta che premo vorrei sentire la mia pancia che si ritrae, per avere proprio la muscolatura profonda al lavoro, premo, ritorno, guardate che piedi sono in flex, premo, ritorno, ancora una volta, premo, ritorno, quando riappoggio il gomito con la mano prendo l'esterno del piede, stendo prima la gamba sinistra a terra, poi proviamo a stendere la testa in alto. E girando col capo proviamo a salire con lo sterno. Il tallone spinge in alto e noi proviamo a crescere. Quando piego il ginocchio per tornare, stendo la gamba in avanti, stendo le braccia, inspiro, circonvizione e appoggio la terra. Perfetto, vediamo che i piedi siano all'altezza del bacino. Apriamo le braccia fuori e ruotando dal lato di destra appoggiamo le mani passando in un decubito laterale. Quando siamo in appoggio di tutta la gamba destra lateralmente, i glutei sono tutti e due staccati da terra. I talloni spingono avanti, le mani hanno lo stesso peso. Per attivare bene l'obliquo cercate di sentire il peso anche sulla mano di sinistra. Le mani sulla stessa retta. Quando piego entrambi i gomiti per scendere verso il basso, slanciamo la gamba sinistra dietro e cerchiamo di portare la testa più avanti rispetto alle mani. Quando appoggio il piede a terra, ritorno da retto. Quando punto il piede dietro, fletto i gomiti, prendo aria. Fuori l'aria, spingo e ritorno su. Ora, cercate di stringere i gomiti durante la discesa, in modo che il gomito e la mano rimangano sulla stessa retta. Non andiamo fuori asse tra le due articolazioni. Ultimi due. Inspiro la testa sempre più avanti delle mani, Ritorno, l'ultima, spiro, ritorno. Dalla posizione parte il braccio, ruoto sul bacino e ritorno centrale. Unisco tutto, sollevando le dita dei piedi, andiamo in flessione della caviglia, stendiamo le braccia, ci arrotondiamo finché non abbiamo le mani alla stessa altezza delle ginocchia. Partendo da qua, spingiamo le scapole in basso, incrociamo la mano destra sulla spalla sinistra, e ruotando verso sinistra col vettore del gomito devo riuscire a superare la coscia. Quando ruoto il palmo corre in alto. Torno centrale, ruoto e supero radicalmente con la gamba. Quindi è importante non cercare di ruotare la testa, ma di ruotare il corpo, in questo caso è il gomito che dà il riferimento, per sentire il torace che supera la linea del bacino. L'ultima, tenete i piedi flex. La prossima volta che ruota ci fermiamo un secondo, estendendo il braccio ritorno centrale. A
afferra le ginocchia, appoggiati a terra, tiro sulla colonna. Ed emergendo con lo sterno proviamo a sentire due forze opposte, il torace che viene avanti e le mani che mi tirano indietro. La prossima volta che torno, sempre con i piedi in flex, stendo le braccia, appoggiamo l'avambraccio sinistro più indietro rispetto al tappeto, solleviamo la gamba sinistra al tavolino, appoggiamo la mano all'interno. Ora dobbiamo evitare di sentirci a sinistra, quindi proviamo a tornare con la testa al centro delle due gambe. I piedi sono più in flex, la mano preme contro il ginocchio preme contro la mano, fuori aria. Quando prendo aria rilasso la tensione, puoi dare il freno. Attivazione del trasverso. Cercate quando spingete di non sollevare le scapole, le scapole basse, premo e ritorno. Ancora due volte, premo, ritorno, l'ultima. Ora ne facciamo solo 5 col braccio sollevato. Estendendo il braccio sinistro, teniamo l'allineamento, premo. Tutte le volte che schiaccio la mano contro il ginocchio contro la mano, la pancia si ritrae. Il bacino si arrotonda per permettere al pavimento pelvico di lavorare. 2. Una. Mi fermo, mi appoggio ai gomiti. Prima stendo la gamba di terra, poi prendo l'esterno del piede sinistro e salendo con la gamba tesa andiamo a guardare la mano d'appoggio. Ora, anziché appoggiarmi sul gomito, proviamo a crescere con la schiena. Quindi la mano mi spinge su. I talloni spingono una avanti, uno verso l'alto, la schiena in torsione. Quando piego la gamba per tornare, mi appoggio il piede a terra, mi risollevo sulle braccia, larghezza bacino, inspiro e raggiungere il piede dovrebbe essere un gioco da ragazzi. Sentite come tutta la colonna, anche in virtù del fatto che la mano ondulata per lavorare l'addome è decisamente più morbida. Quindi è vero che la tonificazione dell'addome è fondamentale, ma ancora più fondamentale è cercare di sentire come le vertebre lombari che si articolano durante il movimento di contrazione. Quando mi arrotondo di salire, ci ricordiamo tutti. Perfetto, dalla posizione teniamo le gambe unite, andiamo ad allungare la catena posteriore e anteriore insieme e portando la gamba sinistra ostacolista, andiamo a appoggiare il tallone vicino a tutte. Ora, questo angolo lo scelgo casuale, non ci interessa l'inizio. Proviamo un attimo però a sentire se il ginocchio dà fastidio e se sentiamo tensioni sul menisco o sulla parte interna del ginocchio, il piede dietro lo possiamo portare più aperto. E lo portiamo ad allontanare dal gluteo e ad allontanare verso l'esterno. Se non avete tensioni, vi consiglio di mettere il dorso del piede a terra e di chiudere bene l'angolo del ginocchio. Ora, per aprire l'angolo tra le due gambe, appoggiamo le mani a terra, ci solleviamo e facendo scivolare la gamba tesa in avanti, questo angolo si deve aprire. Se riesco, cerco un angolo più o meno di 90 gradi, con la mano destra prendo il piede, ma quello che ci aiuta è portare il peso a sinistra. Quindi proviamo a sentire che il gluteo sinistro è completamente appoggiato. Appoggiamo la mano sulla linea del ginocchio e teniamo la contrazione. Quindi abbiamo detto angolo di 90 gradi, peso a sinistra, gamba tesa. Se riusciamo a fare tutto questo, appoggiamo le mani al centro e scendendo sulla diagonale del tubo, proviamo a scendere sugli avambracci. Abbassando la testa, spingiamo sempre il tallone verso le linee, cercando di spingere i gomiti verso il basso. Camminando con le mani indietro cominciamo a risalire, allarghiamo il braccio destro e andiamo a fare le catene antagoniste con l'anteriore. La mano sinistra la appoggiamo sul piede. Se riuscite a tenere questo angolo è ottimale, se no chiudete un pochino. Il primo gomito che va dietro si appoggia è il gomito destro e sente che il corpo si è spostato a destra. Per poter allungare il l'opsos devo tornare a sinistra, quindi appoggio la mano e appoggio il gomito sinistro. Apro il torace e guardo in alto. Cercate di sentire che però la maggior parte del peso è sul gluteo di sinistra. Stretching della catena anteriore. Il primo braccio che torna è sinistro. Premendo sul braccio destro cominciamo a risalire. Ci aiutiamo con la mano a riportare la gamba. Una volta che ho la gamba estesa, se provate a lasciar cadere le gambe fuori, noterete che l'anca di sinistra, quella che abbiamo allungato, si apre meglio. La sensazione dovrebbe essere proprio che il piede sia più vicino al pavimento. L'allungamento anteriore e posteriore incide ovviamente sulla mobilità della testa del ferro all'interno dell'anca. Ripartendo con la gamba vicina, andiamo a portare la gamba destra ostacolista. Avviciniamo il tallone al gluteo. Ok,
stessa, e proviamo però a sistemarci in modo che non ci dia fastidio il ginocchio. Quindi o angolo chiuso o angolo aperto, come preferite. Dalla posizione, se avete il tallone molto vicino, l'angolo dovrebbe rimanere chiuso del ginocchio. Da qua spingiamo con le mani per salire e proviamo ad aprire l'angolo tra le due gambe. Una volta seduti, cercate di sentire che il peso è sulla gamba di destra. Scusate, ho detto male, che ho il peso su entrambi i glutei, però cercando di spostare più peso sul glute destro. Da qua con la mano prendo il treppiede, con la mano destra supero il ginocchio, estendendo completamente la gamba di sinistra, cercando di avere la sensazione che il peso si sposti sulla gamba di destra. Quindi è vero che è importante la gamba tesa, però è più importante che noi portiamo il peso. Prendo come riferimento la diagonale, andiamo ad appoggiare le mani e proviamo a scendere con i gomiti a quadro giunto. Quando spingo i gomiti verso il basso, il tallone spinge avanti, peso a destra. Camminando con le mani indietro, cominciamo a risalire. Appoggiamo la mano sinistra oltre il tappeto, appoggiamo la mano destra sul piede. Ora cerchiamo di tenere questo angolo attivo il più possibile, senza lasciar cadere la gamba in fuori. Quindi la mia spineria deve chiudersi e la testa del cavallo deve rimanere verso l'alto. Il primo gomito che appoggio dietro è il gomito sinistro. Sento che il mio corpo si è spostato, lo devo riportare a destra, allora appoggio l'altro. E cercando di tenere il peso soprattutto sul lato destro, apro il torace. Spingete il tallone verso di me. Il primo braccio che torna è il destro. Spingendomi con la mano sinistra mi sollevo per risalire, mi aiuto con la mano e riporto la gamba. Se proviamo a lasciar cadere le gambe, dovrò cadere tutte e due molto bene. Ok, dalla posizione prendiamo le ginocchia, ruotiamo i piedi sul lato di destra, avanziamo con il bacino verso il tallone, ci assicuriamo di avere spazio per sdraiarci e arrotondando la colonna piano piano scendiamo a terra. Una volta posata la testa, avviciniamo i palloni dei glutei. Ok? Andiamo con le dita delle mani a sentire dove sono i talloni. Ora, questo punto di partenza serve per tenersi si allineati. Quindi quando io contatto le dita delle mani con i talloni, sono sicuro che le gambe, anche se non sono unite, sono però sulla stessa retta. Una volta che ho questo contatto con le mani, cerchiamo di sentire che a livello lombare mi sembra un leggero arco. Quindi non siamo a terra, ma abbiamo tutti la nostra curva fisiologica. Partendo da qua, prima a sollevare il braccio verso l'alto, spingiamo le scapole verso terra e abbassando leggermente il mento andiamo prima per la flessione pelvica. Quindi contraiamo i muscoli profondi dell'addome, spingiamo con il retro della coscia per salire. Una volta che siamo su, proviamo a sentire che il peso è su tutto il piede. Qui non devo sentire che la mia forza è sprigionata dal tallone, ma devo avere la sensazione che anche le dita del piede vanno a terra. Ora, qui vi faccio aprire le braccia per avere più stabilità. Cercate di usare poco le braccia. Proviamo ad appoggiare l'estremo del piede sinistro a terra, cercando di scendere sulla coscia senza portarmi dietro l'altra gamba. Quindi si appoggerà il gluteo sinistro, l'esterno della coscia, ma il mio ginocchio destro rimane rivolto in alto, il gluteo destro è staccato da terra. Prendo aria intorno, cambio dall'altro lato, scendo sull'esterno del piede senza portarmi dietro il mio bacino di sinistra. Ritorno, cambio e proviamo ad appoggiare solo il lato dalla parte dove si apre l'anca. Torno, cambio, torno, cambio. Questo è il movimento contrario rispetto a quello che abbiamo fatto in posizione dell'affondo. Ricordate, l'affondo vi ha fatto ruotare il busto e tenere fermo il bacino. Ora stiamo cercando di tenere fermo il busto e di ruotare il bacino. Dobbiamo prendere, come dicevo, consapevolezza di questo movimento del mio corpo, con una parte che stabilizza e la parte che invece va, in questo caso, in rotazione. L'ultimo. Quando ritorno centrale, partendo dall'alto, snoccio la colonna per scendere, una volta nella volta. Stendiamo tutti i piedi avanti, spingiamo i talloni lontani, ginocchi uniti e piedi uniti, portiamo i bracci in alto. Ora, per salire non partiamo dalla testa, altrimenti sentiamo che il peso della testa scende proprio dal collo. La prima cosa che devo fare è chiudere la catena toracica e cercare di avvicinare le costole fluttuanti. Quando questa chiusura costale, l'addome si ritrae senza prendere la spina a terra, quindi senza avere la spinta del pavimento,
Proviamo a chiuderci come attorno una palla e da arrotondare la parte alta. In mente siete distanti dallo sterno, spingendo il cammino avanti, continuiamo a salire fino a portarci seduti. Solleviamo le braccia, apriamo le braccia e appoggiamo le mani dietro. Le mani in spinta aprono la catena toracica. E sentiamo le scapole che si avvicinano, il torace che cresce, i talloni che spingono avanti. Quando rilasso tutto, scarico le spalle e piego i gomiti. Piegando la gamba di destra, appoggiamo il piede a terra, ruotiamo verso di me e richiamiamo la gamba sinistra, tiriamo il quadripiede dal mio lato. Dalla posizione quadripedica, prendiamo la schiena per salire, facciamo un passo con la gamba destra in avanti e ci portiamo. Torniamo più o meno al centro del tappetino, ginocchi uniti e piedi uniti, da qua, stiro, apro e riporto. Ancora una volta, stiro, apro e riporto. Fate un bel respiro, bello profondo, ancora e ritorno. Facciamo un po' di cerchi con le spalle dietro per sciogliere, un paio di cerchi. Grazie per l'attenzione. Ok, io vi ringrazio per aver partecipato con noi a questa diretta. Spero che la lezione vi sia piaciuta, spero che vi sia tornata utile anche nei giorni futuri per alleggerire un po' quelle che sono le tensioni. Vi rinnovo da parte mia, da parte di tutto lo Zen, ovviamente gli auguri di buone feste. Speriamo che, come vi dicevo, con l'anno nuovo torniamo a lavorare in studio. Incrociamo tutti le dita. Vi auguro una felice fine dell'anno e ancora di più, ancora più grande, ancora più felice un inizio dell'anno nuovo. Grazie a tutti, alla prossima, ciao!